azione Riccardo Bartolini, assist ancora per Cavanda Martini e stavolta lo fa Cavanda Martini, c'è il gol dello Stoke. Tanto prova ad accelerare, il gol, il grandissimo gol, fantastico il tiro di Bartolini Riccardo sotto l'incrocio dei pali. Ringrazio per le riprese il mio grande amico Sergio Carpegna e sua moglie Monica per le foto. Parte Formica, il tiro, il gol, il tiro basso in mezzo alla barriera, soprannominato il killer. Parte Pisello, il tiro, il gol, grandissimo il gol di Angelo Pisello sotto l'incrocio dei pali, straordinaria punizione. Parte contropiede però ancora Venturi, è libero Nulli, lo vede Nulli, il tiro, il gol di Simone Nulli, grandissimo il gol a giro, si riapre la partita. Scivola, attenzione, superiorità numerica, Pisello per Martini, Cavanda Martini, Cavanda Martini lo fa, triangolo con Pisello. Vediamo il tiro e il gol di Venturi su un errore difensivo. Timeout, sbaglia, attenzione, Formica contropiede per Venturi, Venturi si libera, Venturi lo fa, il 4-4, incredibile. Cavanda Martini, ancora Cavanda Martini per Pisello, Bartolini gol, Bartolini gol, ma tutto è nato da un grande recupero di Cavanda Martini. Si decide la partita, manca ormai poco. Venturi contro Badella, parte Venturi, il tiro, il gol e rimessa laterale per lo Stoke. Pisello per Bartolini, gol, Pisello per Bartolini, gol all'ultimo minuto, lo Stoke.